avevano messo in piedi una fiorente attività di spaccio tra Sarno e i comuni dell'Interland Vesuviano. A conclusione delle indagini dei carabinieri del reparto operativo di Nocera Inferiore, diretti dal maggiore Matteo Gabelloni e coordinate dalla locale Procura della Repubblica, il GIP del Tribunale Nocerino ha emesso 13 ordinanze di custodia cautelare, 7 in carcere e 6 ai domiciliari, nei riguardi di altrettanti indagati, tutti originari di Sarno. Dei 13, 3 sono sfuggiti alla cattura ed ora sono attivamente ricercati sull'intero territorio nazionale. Le indagini ebbero inizio nel dicembre del 2011 con l'arresto in flagranza di reato di un uomo residente a Sarno, trovato in possesso di 2 pistole clandestine e relativo munizionamento. Il prosieguo dell'attività investigativa consentì di appurare l'ambito criminale in cui avveniva il passaggio delle armi. Da qui, nel corso di un monitoraggio di alcuni personaggi operanti nello stesso contesto ambientale a cavallo delle province di Salerno e Napoli, si è scoperta la fiorente attività di spaccio di stupefacenti del tipo hashish e cocaina. 10 destinatari della misura cautelare devono rispondere del reato di concorso in spaccio di stupefacenti, 2 di detenzione abusiva di armi e munizioni ed un altro di sfruttamento della prostituzione. Nel corso delle indagini i carabinieri hanno sequestrato 2 pistole con 25 munizioni di vario calibro e 40 grammi di hashish e numerose dosi di cocaina.